Do you know about alchemical sexual alchemy? There's 33 vertebrates in your spine. There's 33 years in the life of Jesus. Jesus Christ, yeah. So this substance comes from your medulla, makes the trip down your spine to your sacrum, which is Christ coming down into human form. Yes. And if you don't squander that essence, that sexual essence, it ascends again and goes back up to heaven, which is your thing. It's also the story of Santa Claus. Why he comes down the chimney is because this juice or this whatever substance actually passes what's called the claustrum, which is where they got Santa Claus. Uh-huh. So it goes down what the chimney the and back fuck? Up the chimney. Nella testa, nel cranio, c'è il cervello. E nel cervello, in particolare nel claustro, il claustro si trova proprio lì, al centro della testa, virtualmente c'è una secrezione di liquido cerebrale. E questo fluido è un olio. Nei tempi antichi questo fluido si chiamava, in greco, Christos, ovvero Cristo. È questo bellissimo fluido che viene dal cervello e scende lungo la colonna vertebrale. Scende lungo la colonna vertebrale e raggiunge il plesso sacrale, proprio accanto all'osso sacro, che sono le 5 seconde vertebre inferiori, le ossa più fuse nella parte inferiore della colonna vertebrale. La parte più in basso della colonna vertebrale è chiamata coccige. E appena sopra il coccige c'è l'osso sacro, 5 ossa fuse. Quindi il plesso sacrale è collegato all'osso sacro e il fluido proviene dal cervello, scende giù per la colonna vertebrale e arriva alla parte più bassa di essa. Ora, il claustro è altrimenti noto come il Santo Claustro, semplicemente a causa di questo bellissimo olio, questo Christos che viene prodotto e secreto. Vedi, la parola secreto deriva da secrezione, perché questa secrezione è un segreto. E il sacro è la parte sacra del segreto. La secrezione si riversa lungo la colonna vertebrale e raggiunge l'osso sacro. Beh, questo è il modo meraviglioso in cui il nostro corpo è stato progettato. E la colonna vertebrale è fondamentalmente solo un'estensione del cervello. Il claustro è anche noto come il Sancta Claustrum. Perché, vedete, questo fluido che scende al plesso sacrale è effettivamente un fluido sacro. Ed è da qui che nasce la storia di Babbo Natale che porta i regali giù dal camino. È una storia di fisiologia. E la Bibbia è un bellissimo manuale di rigenerazione fisiologica. Quello che succede con questo fluido è che ogni mese, quando la luna è nel segno del sole, sotto il quale siete nati, c'è un germe o un seme piantato nel plesso solare, che è appena sopra il plesso sacrale. Quel germe è l'olio, il Cristo, che nasce a Betlemme, perché il plesso solare è altrimenti noto come Betlemme, dove il Cristo è nato. E quel seme, quell'olio, deve tornare dove è nato, nel mesencefalo. Mentre l'olio sale lungo la colonna vertebrale, la vibrazione dell'olio, del Cristo, aumenta. E vedete, prima di tutto, l'olio viene differenziato nella ghiandola pineale e nella ghiandola pituitaria, prima di essere inviato lungo la colonna vertebrale. La ghiandola pineale è la parte elettrica e la ghiandola pituitaria è la parte magnetica. L'olio viene differenziato e viene fatto scendere lungo la colonna vertebrale attraverso i nervi pingala e ida. Sono ciò che è anche noto come kundalini e kundabuffer. Così il liquido arriva al plesso sacrale e attende la germinazione del seme una volta al mese, 12 volte l'anno. E se siamo in grado di trasmutare quel seme e farlo sorgere, come sorge nella colonna vertebrale, alla fine raggiunge l'oblongata medulla ed il ponte di Varolio e il mesencefalo e attraversa il nervo vago.
anche noto come nervo pneumogastrico. È un nervo che discende dalla zona del cervello, rispettivamente dalla ghiandola pineale e pituitaria, e alimenta i polmoni e lo stomaco. È una rete di nervi. E questa rete di nervi è chiamata albero della vita. Gli antichi sapevano che questo seme che nasce a Betlemme una volta al mese è il Cristo. E che se qualcuno si sarebbe astenuto dal sesso durante quel periodo, quell'olio e quel seme si sarebbero salvati, sarebbero risaliti. Sarebbero saliti attraverso il chakra del cuore, attraverso il chakra della gola, e alla fine l'olio sarebbe arrivato con la sua vibrazione più alta. Vedete, in fondo l'olio ha un tasso vibratorio molto basso. Mentre con pratiche adeguate, meditazione, respirazione, buona alimentazione e buon comportamento pacifico, si riesce a sollevare quel Cristo, quell'olio, in modo che attraversi il nervo vago, in cima alla colonna vertebrale. Le 33 vertebre della colonna vertebrale. Quando l'olio arriva in cima, là che aspetta c'è il talamo ottico, un organo a forma di uovo al centro della testa. Quando attraversa questo nervo pneumogastrico, questo processo si chiama crocifissione. L'olio non viene ucciso e distrutto, ma viene esaltato mille volte. Poi tocca il talamo ottico e per 2 giorni e mezzo rimane in una condizione che è considerata morta. Raggiunge poi la ghiandola pineale dopo 2 giorni e mezzo e illumina così il talamo ottico e la ghiandola pineale. Dagli Egizi e dai Greci il talamo ottico era conosciuto come la luce del mondo, perché ne conosceva la fisiologia e l'anatomia. E sapevano che questo prezioso olio, che discendeva dal claustro, dal cervello, e si era differenziato nelle ghiandole pineale e pituitaria, e discendeva dalla colonna vertebrale, beh, sapevano che alla fine sarebbe salito e che la porzione illuminata dell'umano era in grado di ascendere questo olio di Cristo. E che, in tal modo, salisse al talamo ottico e lo illuminasse. Ciò che a sua volta accade è che milioni di cellule cerebrali che erano dormienti ora si sono risvegliate. Ci sono pratiche e ci sono cose che sono molto, molto dannose per questo olio. Ad esempio, l'eccesso di cibo e alcol e anche il sesso praticato al momento sbagliato. Questi distruggono il seme. E questo è ciò che è noto come mangiare dall'albero della vita. Gli antichi sapevano che una volta che l'olio si è esaurito a causa della vita sfrenata, l'organismo carnale muore. La morte è la conseguenza dell'aver consumato tutto l'olio. Notate che l'olio che scende dal celebrum è altresì conosciuto come la manna dal cielo, perché heaven, cielo, paradiso, significa heaved up, sollevato, e la testa, il cranio, la cupola che siede sopra il busto è conosciuta come il paradiso. E l'area del cuore, e quindi il chakra del cuore, era conosciuto come Midgard, terra di mezzo, o Middle Garden, giardino di mezzo. E l'area generativa era conosciuta come Sodoma e Gomorra, l'area del desiderio, desiderio animale, altrimenti conosciuta come Egitto e Inferno. Sono sopra, invece, il giardino dell'Eden e la terra dove scorre latte e miele. Infatti, la ghiandola pineale produce una secrezione nota come miele, che contiene DMT in essa, e il corpo pituitario secerne il latte. Questo è il latte e il miele, e la terra dove scorre latte e miele è al piano di sopra. Questo è un segreto sacro, semplicemente perché la secrezione che proviene dal plesso sacrale
è una delle cose più importanti che dobbiamo conoscere per la rigenerazione fisiologica. Salvando il seme si può effettivamente vivere più a lungo. Per questo gli antichi vivevano migliaia di anni proteggendo e mantenendo questo segreto. Gli egiziani costruirono camere di ascensione, piramidi, proprio per questo scopo, e insegnarono la scienza di rispettare, conservare, sorvegliare e prendersi cura di questo bellissimo olio. E se conosci bene i Vangeli, conoscerai tutte le scritture che ne fanno riferimento. Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre. La luce del mondo è il talamo ottico. Mantieni i tuoi occhi semplici, perché se il tuo occhio è oscuro, tutto il corpo sarà oscuro. Quell'occhio a cui si fa riferimento è stato conosciuto come il terzo occhio, l'occhio spirituale. Ora, per quanto riguarda i negazionisti, la maggior parte dei frequentatori della Chiesa lo negherà perché nella loro mente Gesù Cristo è una persona storica che deve tornare fisicamente per salvarli. Non possono salvare se stessi. Hanno bisogno di un salvatore vicario di terze parti. Mentre in realtà è vero il contrario. E questo è ciò di cui parlava l'Apostolo Paolo quando si riferiva al sacro segreto del Cristo interiore, il Cristo che abita dentro. Perché vedi, il regno di Dio è dentro, non è fuori. E infatti le parole di Gesù sono abbastanza chiare dove dice: «Non guardate là fuori, perché il regno di Dio non verrà in maniera osservabile». Non guardate qui e non guardate là, perché ci saranno ingannatori che diranno: «Oh, eccolo, ecco il Cristo, c'è il Cristo!» E infatti il processo è dentro. A meno che uno non sia in grado di aumentare quell'energia e uscire dai chakra inferiori. Vedete, i chakra inferiori si occupano di sensualità, di conflitto, di invidia, potere, avidità, ricchezza, tutte queste cose. E se uno cerca costantemente queste cose e mangia costantemente il frutto dall'albero della vita, questi bellissimi nervi, il sistema nervoso pneumogastrico, loro sono responsabili per riportare sull'olio questa bellissima presenza spirituale. E siamo noi i responsabili per canalizzare quell'olio, quel seme di Cristo interiore, in modo che alla fine sia crocifisso nel mezzo della testa. Notate che il cerebrum è scavato e il mesencefalo e il sistema limbico sopra la colonna vertebrale è il santo dei santi e il cervelletto che risiede dietro il cervello è conosciuto altresì come il piccolo cervello. Il cerebrum è associato con la cima della testa, Aries, e il cervelletto è associato a Taurus e al cervello sinistro. Il cervello destro è femminile ed è collegato al cerebrum, Aries, il dio cervello. Notate che abbiamo l'uomo dio, che è il cerebrum, e l'uomo Adamo, che è il cervelletto. Tu, fedele, non otterrai nulla di questo in chiesa. Questa è la verità esoterica. La verità esoterica nega tutto ed è stato perpetuato negli ultimi migliaia di anni dalla cosiddetta chiesa cristiana allo scopo di negare e nascondere la vera storia della rigenerazione fisica. In passato la gente viveva per migliaia di anni preservando e conservando questo olio e trasmutandolo in modo che raggiungesse il talamo ottico. Quello che accade quando raggiunge il talamo ottico è che nuovo sangue viene generato nel corpo. Fin quando questo processo non accade, avremo il vecchio sangue tossico nel nostro organismo fisico. E per rigenerare e produrre nuovo sangue, l'olio deve essere elevato al talamo ottico. E così la guarigione può avvenire. Come ho detto in precedenza, le milioni di cellule cerebrali dormienti vengono riattivate e i cieli, il cerebro, stavano aspettando il ritorno del figlio al prodigo. A causa di tutte queste cellule cerebrali dormienti nel nostro cervello? Sì, perché non hanno restituito l'olio. E nella Bibbia questo è conosciuto come la decima.
Questo è il motivo per cui la Bibbia dice che devi restituire un decimo al Signore. Ricordate, il Lord, Signore, L-O-R-D, si riferisce all'oro. È così che trasformiamo il piombo in oro. La nostra colonna vertebrale è come un termometro. E più il mercurio si innalza con la temperatura, più lo fa l'illuminazione. E sviluppando la coscienza e la conoscenza, noi siamo in grado di elevare la condizione di questo olio e nel momento in cui risale la colonna vertebrale e ascende, aumenta la sua vibrazione. Infatti, quando viene crocifisso sulla cima della colonna vertebrale, dove il nervo pneumogastrico viene attraversato, non significa morte. Crocifissione significa moltiplicare migliaia di volte. Non solo la rigenerazione fisica è un risultato di questo, ma lo è anche la rigenerazione spirituale. E quindi uno è in grado di sperimentare la mente superiore e la chiaroveggenza. Notate che la medianità avviene giù nel plesso solare. Ci sono 4 cervelli nel corpo umano. Il cerebrum, telencefalo, conosciuto oltremodo come il cervello di Dio, il cerebellum, cervelletto, che è il cervello dell'uomo, la medulla oblongata, bulbo, che è responsabile per le azioni involontarie come la respirazione e la circolazione sanguigna. Ed il quarto cervello è il plesso solare, che è connesso al cervello animale istintivo, che riceve immagini dall'etere, dall'aria, così come fanno gli animali. Loro reagiscono corrispondentemente senza motivo o logica, istintivamente. Ecco perché è molto importante far salire l'olio, così che l'individuo possa uscire dalla mente inferiore. La mente inferiore è il plesso solare e in questo modo possa lavorare sui problemi. L'ascensione è interiore. Uno ascende al paradiso, il posto più alto, la cupola del cerebrum. Notate questi due lembi. Questi sono due emisferi scavati nel cerebrum, conosciuti altrimenti come cherubini. Nella Bibbia Dio dice a Mosè: «Devi costruire l'arca dell'alleanza con due cherubini sopra l'arca a copertura e dentro l'arca sarà posta la manna e la legge di Dio, le due tavolette». Sono qui per dirvi che il talamo ottico è l'arca dell'alleanza e il sistema limbico, il mesencefalo, il ponte varolio, la medulla oblongata, la ghiandola pineale, sono il Sancta Sanctorum. È qui che deve tornare il buon olio. Al centro della testa c'è qualcosa noto come ippocampo. L'ippocampo è il piccolo cavallo. Questo è il cavallo bianco che Gesù cavalca. C'è qualcosa lì, conosciuto come corno di Ammone. Sì, assolutamente. Corno di Ammone nel mezzo della testa. Corno di Ammone, Dio mio! Sarebbe nel nome di Gesù Ammon, lo stesso tipo. Esatto, lo è. Abbiamo il claustro, abbiamo il cerebrum, gli angeli ricoprenti, i cherubini, che coprono, perché il cerebrum ricopre il cervelletto. Il mesencefalo, e il talamo ottico, la ghiandola pineale, la ghiandola pituitaria, conosciuti diversamente come Giuseppe e Maria. Vedete, questi sono i responsabili dell'invio dell'olio lungo la spina dorsale, lungo il midollo spinale, e sono coloro che aspettano il ritorno del loro figlio, che è nato a Betlemme, il plesso solare. Questo una volta al mese, quando la luna è nel segno del sole sotto il quale siete nati.